Ecco, allora siamo ormai alla 52ª puntata della storia dell'Antico Testamento. Stiamo leggendo il libro dei Giudici, un libro della Bibbia, in cui vengono narrate le vicende anche un po' avventurose di questi personaggi che erano dei condottieri di armi, che erano persone che Dio ha suscitato nel suo popolo per difenderlo dagli assalti dei nemici. La storia la riassumo ancora una volta per l'ultima volta, perché poi oggi parleremo dell'ultimo dei giudici. Il popolo di Israele, sebbene fosse stato salvato dall'Egitto, resta infedele a Dio e Dio lo castiga. Oh Don, ma hai sempre detto che Dio non è che ci dà i castighi, non è che ci dà i castighi come punizione, no, ci dà i castighi come medicinali. Un po' come un papà e una mamma quando vedono un figlio che non la vuol capire e che continua a sbagliare, gli danno una punizione o gli dicono così impari. Magari glielo dicono con un po' di rabbia, no? Così impari e non va bene. Ma come detta con calma, dice, così ti serve per imparare questo, eh? Che se ha uno sbaglio. C'è sempre una penitenza, persino quando giochi c'è la penitenza se perdi. Ora, Dio mandava una punizione ed erano i popoli in giro che venivano ad attaccare Israele, da poco insediatosi nella terra promessa. Allora la gente pregava. Innalzava a Dio la sua invocazione, Signore salvaci, Signore salvaci. E Dio che è Padre, ricordiamolo, Dio non ci lascia mai soli, anche se ci manda una punizione medicinale. E sceglieva una persona, un condottiero, noi ne abbiamo visti alcuni, una donna, Debora, che si fa aiutare da un uomo, Barak. Poi abbiamo sentito la vicenda di Gedeone. Poi abbiamo ascoltato Jefte e oggi il quarto, tra i più grandi, insomma, Sansone. Questa di Sansone non ve la leggerò direttamente perché è lunga, ve la racconterò. Però siamo al capitolo 13 del libro dei Giudici, Sansone. Sansone, le vicende di Sansone sono abbastanza conosciute anche da noi, perché magari ce le hanno raccontate, spero, da piccoli come vicende avventurose, però bibliche. Oggi forse neanche più, perché oggi si raccontano altre storie, altri fumetti, altre cose. Sansone è stato un giudice di Israele, suscitato da Dio per liberare il suo popolo, anche se è un giudice un po' sui generis. La Bibbia racconta un insieme di collage di avventure che lui ha combinato, probabilmente. Era un personaggio famoso in quel tempo lì che Dio ha scelto anche come suo strumento. Dio si serve di tutto, eh? Per esempio, leggeremo dopo o ascolteremo che Sansone si mette a combattere contro i nemici filistei e non avendo armi sotto mano, trova in giro una mascella d'asino che era ormai spolpata, era ormai sbiancato l'osso,
e lui con questa mascella d'asino fa fuori qualche migliaio di filistei. Questo ha dato l'opportunità a un santo, San Luigi Orione, Don Luigi Orione, santo, di dire: se Dio con una mascella d'asino in mano a Sansone ha fatto 3.000 filistei tra morti, chissà che cosa farà con un asino intero che sono io. L'umiltà dei santi, eh? Però conoscevo la Bibbia, insomma. Ecco. Allora, cominciamo il capitolo 13. Ve lo riassumo, poi voi se vorrete leggerlo è molto facile, potrete leggerlo per conto vostro. Gli israeliti tornarono a fare quello che è male agli occhi del Signore e il Signore li mise nelle mani dei Filistei per 40 anni. La solfa è sempre quella, gli anni sono sempre quelli. E qui dice: c'era allora un uomo di Zorea, di una famiglia dei Daniti, una delle 12 tribù Dan, chiamato Manoac. Sua moglie era sterile e non aveva mai partorito. Anche questo è un avvenimento che ritorna spesso nella Bibbia, no? Quando Dio vuol far vedere che interviene Lui, dice: guardate che non è la vostra bravura, eh? È la mia provvidenza, tant'è vero che prendo una donna che non ha figli e che non può averne e io la faccio partorire. Possiamo scorrere la Bibbia e arriviamo fino alla fine, fino alla Madonna. Anche Maria partorisce per la potenza dello Spirito Santo. Ma poi sono state diverse altre persone che non hanno così Samuele che leggeremo nella storia dell'Antico Testamento e così altri. Dio dice: non vi salvate con le vostre forze. E guardate che questo vale anche per noi, eh? Vi salvate con il mio aiuto. E allora le apparve un angelo e le disse: tu sei sterile, non hai avuto figli, ma concepirai e partorirai un figlio. Ora siamo al versetto 4. Guardati dal bere vino o bevanda inebriante e dal mangiare nulla di immondo, poiché tu concepirai e partorirai un figlio sulla cui testa non passerà rasoio, perché il fanciullo sarà un nazireo consacrato a Dio fin dal seno materno. Ed egli comincerà a liberare Israele dalle mani dei Filistei. Il Nazireo era un voto che veniva fatto, cui una persona si consacrava a Dio, con questo modo, evitando di tagliarsi barba e capelli. Voi direte: ma che voto è questo? E beh, insomma, ci sono ancora alcune religioni, alcuni personaggi che non si tagliano barba e capelli e che sono. In più non berrai vino o alcol, bevanda inebriante, perché sarai dedicato, consacrato a Dio. Lei parla con suo marito, andiamo avanti al versetto 8, e dice: ho visto un uomo, un angelo di Dio, così, 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 così. E allora l'angelo appare ancora a lei. Ma suo marito non era con lei, allora lei va a casa di corsa a chiamarlo. Manoac si alzò, seguì la moglie, giunto da quell'uomo, gli disse: sei tu quell'uomo che ha parlato a questa mia donna? Sono io. Allora ripete le stesse cose a lui. Allora Manoac capisce che è un personaggio non comune, allora prende un capretto, lo sacrifica in suo onore. Prima gli dice: ti fermi a mangiare un boccone? Dice: no, 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 non mi fermo. E lì si manifesta come l'angelo del Signore, mentre Manoac bruciava in onore di Dio questo capretto,
L'angelo si unisce alla fiamma che saliva dall'altare e scompare in cielo. Allora capiscono che è davvero un angelo di Dio e dice: oh, noi moriremo certamente perché abbiamo visto Dio. C'è il proverbio: vedi Napoli e poi muori, no? Perché chi ha inventato questo proverbio dice: Napoli è il massimo del massimo, dopo non hai più nulla da vedere, più grande, puoi anche morire. Beh, invece questo dice: il massimo del massimo è vedere Dio o il suo messaggero, dopo puoi anche morire. E invece non muoiono. Sua moglie saggia, andate giù a vedere al versetto 23, ma sua moglie gli disse: no, se il Signore avesse voluto farci morire, non avrebbe accettato dalle nostre mani l'olocausto e l'offerta. Non ci avrebbe mostrato queste cose. E la donna dimostra. Nella Bibbia fa sempre una bella figura la donna, di solito, tranne Eva, e tranne qualche altra. Ma di solito fa una bella figura di donna, di persona saggia. Basta vedere anche Deborah e Barak. E basta vedere altre donne forti della Bibbia. Capitolo 14. Sansone poi cresce, diventa grande, scese a Timna. Timna era una città che era in mano ai Filistei e vide una donna tra le figlie dei Filistei. Torna a casa, il papà e la mamma dice: ho visto una donna a Timna, una figlia dei Filistei, prendetemela in moglie. Suo padre e sua madre si lamentano, dico: perché? Non ci sono delle belle ragazze ebree? Mogli e buoi dei paesi tuoi, era sempre, no? No, no, io voglio quella, voglio quella. Allora, mentre vanno giù, incontrano un leone. Dici: ma come, c'erano i leoni in quei... Eh sì, una volta le bestie feroci erano diffuse, oggi sono rimaste in alcuni ghetti, in alcuni parchi in Africa, no? Per dire. Ma a quel tempo ce n'erano in giro ancora, insomma. Vede un leone e qui Sansone dimostra la sua forza. Lo prende per le mascelle e lo squarta. Immaginate, no? Che forza che aveva. Non dice niente ai suoi genitori e lascia lì ai bordi del sentiero questa carcassa. Dopo qualche tempo, dopo che ha parlato con questa donna, torna a casa. E vede che nella carcassa del leone aveva fatto sede uno sciame d'api, uno sciame d'api, e c'era anche del miele. Egli prese quel miele dal cavo delle mani, nel cavo delle mani, e si mise a mangiarlo. Poi incontra il papà e la mamma e dice: saggia, saggia com'è buono, ma non gli dice da dove viene. Poi va giù e quando i Filistei lo vedono, presero 30 compagni perché stessero con lui. E dicono: si sa mai, che schillo è un bilu, questo qui è un gigante, insomma. Allora Sansone propose loro un indovinello e disse: facciamo una scommessa. A quel tempo non si scommetteva soldi, si scommettevano facilmente vestiti, era una merce preziosa, no? Non per nulla, anche di Gesù si dice che Maria gli tesse una veste senza cuciture, così. Allora dicono: scommettiamo 30 abiti. Se vincete voi, ve li do io. Era un capitale, eh? Se vinco io, me li date voi. Ecco l'indovinello. Dal divoratore è uscito il cibo e dal forte è uscito il dolce. Quelli là, che non sanno nulla del miele, del leone, non si raccapezzano più. Allora vanno dalla moglie di Sansone. E lei si mise a piangergli intorno e dirgli: tu hai per me solo odio, non mi ami, hai proposto un indovinello ai figli del mio popolo e non l'hai detto a me.
Dice, non l'ho detto né a mio padre né a mia madre, perché dovrei dirlo a te? No? Ma lei gli sta così addosso ed è così convincente, anche con la sua seduzione femminile, che lo svela ai suoi paesani, i quali, quando lo vedono, gli dicono: che c'è di più dolce del miele? E che c'è di più forte del leone? Quindi capiscono che hanno sciolto questo indovinello. E lui risponde con una frase: se non aveste arato con la mia giovenca, non avreste sciolto il mio indovinello. È chiaro, no? Allora lo spirito del Signore lo investì. Questa frase la troviamo anche altre volte, no? Lo spirito del Signore investe. Egli scese, uccise 30 uomini, li denuda, prende i loro vestiti e li porta indietro. Poi, acceso d'ira, torna a casa da suo padre. E la moglie di Sansone fu data al compagno, al testimone di nozze. Ma certo, qui siamo come oggi, no? Anche oggi si uccide con facilità. Anzi, oggi di più. Oggi si manda una bomba, si manda un missile. L'umanità è sempre quella. È sempre quella. Capitolo 15. Sansone brucia le messi dei Filistei, prende 300 volpi, sempre esagerato, sempre i numeri non dobbiamo nella Bibbia mai prenderli alla lettera. Li lega insieme, incendia le loro code e poi li manda nelle messi già mature e viene fuori uno sfarcelo. Ecco, poi ancora girando al versetto 9 c'è quello che avevo detto prima, la mascella da asino. Quelli scendono, invadono una città ebrea, allora 3.000 uomini di Giuda, anche qui i numeri, vanno da Sansone che si era nascosto in una caverna nel deserto e dicono: ehi, allora, che disastri fai? Quelli là se gli vengono ci mettono. Allora lo legano con due funi nuove, lo fecero calare dalla rupe e i Filistei, quando lo vedono venire incontro legato, grida di gioia, ma lo spirito del Signore lo investì. E le funi che aveva le braccia caddero come fili di lino bruciati dal fuoco. Vedete come usa sempre un modo di parlare. Allora prese una mascella d'asino ancora fresca, stese la mano, la afferrò e uccise con essa 1.000 uomini. E Sansone fa un canto, anche qui in nome 1.000, figurati, con la mascella dell'asino li ho ben macellati. Con la mascella dell'asino ho colpito 1.000 uomini. E poi al versetto 20, che conclude questo capitolo 15, dice: Sansone fu giudice di Israele al tempo dei Filistei per 20 anni. Un bel tipo, Dio si è scelto. Dio non guarda. Si è scelto Jefte, che era un bandito. Si è scelto Gedeone, e aveva lì migliaia e migliaia di uomini. Dice: ma no, sono troppi, fai una selezione. Sono troppi ancora, fai una seconda selezione. E con 300 uomini sbaraglia l'esercito. Poi al capitolo 16 un altro, vedete, è fatto come tutto di fotografie, come tutto di diapositive. Andò a Gaza, vide una prostituta, andò da lei e gli disse: ehi, ce l'abbiamo qui in trappola, chiudete le porte della città. E lui scardina le porte, se le mette sulle spalle e va in cima alla collinetta vicina per farsi vedere da tutti. In seguito, versetto 4 del capitolo 16, si innamorò di una donna della valle di Sore che si chiamava Dalila. Questo nome ormai è famoso, no? Così.
Allora i Filistei andarono da lei e le dissero: seducilo e fatti dire da dove proviene la sua forza così grande. Ti daremo ciascuno 1.100 sicli d'oro. Insomma. Dalila allora si tiene lì questo uomo, lo seduce, gli fa: dimmi da dove proviene la tua forza. E Sansone la piglia in giro per 3 volte. Se mi legassero con 7 corde d'arco fresche, la corda d'arco era fatta da tendini di animali, di bue, no? In modo che ancora fresche, io diventerei debole, sarei un uomo qualunque. Allora lo lega, dopo che l'ha fatto addormentare sulle sue ginocchia. Dire ginocchia nella Bibbia voleva dire gli organi sessuali, eh? E poi chiama: Sansone, ci sono qui i Filistei! No, lui si sveglia, in 2 gesti si rompe questi legami e poi dopo li macella per bene. E lei dice: bravo, mi hai preso in giro. Guarda, adesso ti dico la verità. E le dice un'altra menzogna, no? Se usassero funi nuove non ancora adoperate, io diventerei debole. Prendono funi nuove, nuovissime, ancora in garanzia. Lo legano e poi: Sansone, ci sono i Filistei! Lui si sveglia e tac, le rompe come niente. Cioè, ma insomma, ma tu mi prendi in giro, ma tu non mi ami. È molto fiabesco, te l'ho detto, te l'ho detto. Sì. Probabilmente era un personaggio del posto con una forza un po' eccezionale. E certo, i film e poi anche i fumetti. Il cane di Cip e Chop si chiama Sansone, è un cagnaccio grosso, così no. Terza volta dice: guarda, se tu mi fai i capelli, erano lunghi, non erano ancora tagliati, come delle trecce, e tu le fissi con un pettine di telaio, sparirebbe la mia forza. Lei lo fa e alla fine ancora è un trucco. Versetto 14, ora essa lo importunava ogni giorno con le sue parole e lo tormentava. Le donne sono speciali, nell'insistere, no, nell'insistere. Egli ne fu annoiato fino alla morte, le aprì tutto il cuore e le disse: non è mai passato rasoio sulla mia testa, perché io sono un nazireo di Dio, un consacrato a Dio, fin dal seno di mia madre. Se io fossi rasato, la mia forza si ritirerebbe da me, diventerei debole. Non è che risiedeva la forza in maniera magica nei suoi capelli, no, era il segno della sua consacrazione. E se lui disprezzava la sua consacrazione, scadeva il suo voto, capite? Allora, le venite su questa volta perché egli davvero mi ha aperto il suo cuore. Allora i capi dei Filistei vennero da lei, portarono il denaro, essa lo addormentò sulle sue ginocchia, chiamò un uomo adatto, gli fece radere le 7 trecce del capo e gli cominciò a infiacchirsi e la sua forza si ritirò da lui. Sansone, i Filistei ti sono addosso! Egli, svegliatosi dal sonno, pensò: ah, ne esco come tutte le altre volte, ma non sapeva che il Signore si era ritirato da lui. Allora i Filistei lo presero e per prima cosa gli cavarono gli occhi. Ecco, lo fecero scendere a Gaza, io dico, secondo me, palestinesi e Israele non faranno mai la pace. Perché i palestinesi sono i discendenti dei Filistei. La parola palestinesi, se voi prendete Filistei e mettete al posto della F PH, Filistei, palestinesi, è la stessa roba. No, non faranno mai la pace.
dura da 3.000 anni questa. Lo fecero scendere a Gaza, lo legarono con catene di rame e gli dovette girare la macina nella prigione, lavoro di schiavi. Intanto la capigliatura che gli avevano rasata cominciava a crescere, ripeto, non è nei capelli la sua forza, però è nella. Lui si capisce che ha sbagliato e si comincia a convertire dentro il suo cuore, no? Quando il popolo lo vide, cominciò a lodare il suo Dio. Quindi questa è anche una beffa contro il Dio di Israele. Il nostro Dio ci ha messo nelle mani Sansone, nostro nemico, che ci devastava e ha ucciso tanti dei nostri. Allora fanno una grande festa in un grande tempio del loro Dio. Dice, beh, chiamate Sansone e ci burliamo di lui. Era cieco, aveva perso la forza. Come se fosse un'attrazione da circo, no? Poi lo fecero stare tra le colonne. Era un tempio costruito basando su due colonne centrali, no? E per il resto c'era la soletta, e c'era sopra anche una terrazza. Poi lo fecero stare, questo ve lo leggo. Lo fecero stare tra le colonne. Sansone disse al fanciullo che lo teneva per mano, dimostravano che persino un bambino era in grado di governare il famoso Sansone. Lasciami pure, guarda, fammi solo toccare le colonne così che possa appoggiarmi ad esse. Ora la casa era piena di uomini e donne. Vi erano tutti i capi dei Filistei e sul terrazzo circa ancora 3.000 numeri, 3.000 persone fra uomini e donne che stavano a guardare mentre Sansone li faceva divertire con dei giochi. Allora Sansone, ecco che ritorna alla sua fede in Dio, invocò il Signore e gli disse: Signore, ricordati di me. Dammi forza per questa volta soltanto, oh Dio, e io in un sol colpo mi vendicherò dai Filistei per i miei due occhi. Sansone palpò le due colonne di mezzo sulle quali posava tutta la casa, si appoggiò ad esse, all'una con la destra, all'altra con la sinistra. Sansone disse: che io muoia insieme ai Filistei, muoia Sansone insieme ai Filistei. Si corvò con tutta la forza e la casa cadde addosso ai capi e a tutto il popolo che c'era dentro. Furono di più i morti che egli causò con la sua morte di quanti ne aveva uccisi in vita. Poi tutti i suoi fratelli e la casa di suo padre scesero e portarono via la sua salma. Lo seppellirono fra Zorea ed Estaol, nel sepolcro di Manoach suo padre. Sansone era stato giudice di Israele per 20 anni. E così finisce la storia di questo personaggio un po' fumettistico, no? Che però è stato preso ugualmente da Dio come suo. E quindi Dio può divertirsi anche con Sansone, può divertirsi anche con noi. Prendere anche noi e dire: cara figlia, tu continui a pregare, continuo a pregare, quando decido io ti ascolterò. Caro figlio, tu decidi, poi quando deciderò io farò. Adesso io la dico un po' così, anch'io burlescamente, no? Ma guardate che il Signore non è obbligato ad esaudirci. È la misericordia di Dio che ci viene incontro. Allora serve pregare. Serve a chiedergli di intervenire e a non peggiorare. Una donna che era una bisbetica e che andava tutti i giorni a messa, quando va a casa suo marito le dice: e tu vai tutti i giorni a messa e poi in casa guarda che vipera sei. E lei con calma lo guarda e gli dice:
Immagina se non andassi. Va bene, cari amici, allora con questo chiudiamo la storia dei giudici e poi passeremo avanti con la volta prossima con un libro che conoscete quasi a memoria, il libro di Ruth, che sentiamo leggere nel rito ambrosiano, mi pare, nella settimana santa, mi pare. Ecco. Va bene, concludiamo dicendo un Ave Maria in onore della Madonna, perché sia la patrona di tutte le donne e anche dei preti. E anche per ringraziarla che siete ancora qui con Don Ambrogio, è vero. È la prima volta che dopo la mia operazione di gennaio, mentre c'è un mio amico prete che ha studiato con me, che sta morendo e che i medici ormai non sanno più che cosa fare. Ecco, diciamo un Ave Maria anche per lui, Don Remo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Madonna, ti ringraziamo della salute che ci ottieni dal nostro Creatore, noi la offriamo a te, anch'io, con queste mie sorelle, affinché possa servire per il regno di Dio. Venga il tuo regno. Ciao a tutti.